Raga, mi avete tirato fuori dei suoni di John Mayer che sono pazzeschi. Io non sto più nella pelle, ve li voglio far sentire tutti subito, però diamoci un tono. Ciao chitarristi e bentornati su Shape Your Tone. Sono Ale e oggi finalmente terzo appuntamento con il format Diamoci un Tono. In questa serie di video a cadenza mensile, insieme a voi cercherò di ricostruire i suoni più iconici della storia della chitarra. La cosa più bella sarà capire come ognuno ha interpretato il suono di riferimento, che per questo mese sarà quello di John Mayer. Non è stata una sfida facile, anche perché servirebbe una strato per fare questo suono, però voi mi avete stupito. Se volete partecipare anche voi ai prossimi contenuti, intanto lasciate un bel mi piace a questo video e vi iscrivete al canale. E poi mi seguite anche su Instagram. Così poi in descrizione troverete tutti i passi da seguire e l'indirizzo email a cui inviare poi i vostri file. Praticamente vi ho chiesto di mandarmi dei suonati e una rapida spiegazione di come avete ricostruito il suono. E voi siete stati grandissimi. Se mi seguite fino alla fine del video vi svelerò anche chi sarà il prossimo artista del prossimo Diamoci un Tono. Così siete in super vantaggio rispetto agli altri e avete un mese intero per prepararvi. Come dico sempre, raga, vi vedo tutti, vi ascolto tutti e siete tutti grandi. Però per ovvi motivi non posso far stare tutti all'interno dello stesso video. Ma non vi preoccupate, perché ho già elaborato un po' di soluzioni per dare il giusto spazio a tutti. Però vi ho già detto troppo, se mi seguite su Instagram vi farò sapere. Ora però non perdiamo altro tempo, iniziamo con i vostri video e spero ci sia qualcuno che abbia usato con una Les Paul. Credo in voi. Ok, iniziamo da Nicola e vediamo come lui ha fatto il suo suono. Ciao Ale, ciao chitarristi di Shape Your Tone, sono Nicola e vi spiego come ho ottenuto il Diamoci un Tono di questo mese su John Mayer. Parto dalla chitarra che ha un Ibanez, praticamente una Z, un single coil al manico, un single coil centrale, ampli, è praticamente una profilazione di un Dumble. Ho usato un clone, che questo è il clone di Jaden Frere, molto blando come boost sul volume per la parte pulita, mentre per l'assolo ho usato l'antique di Cornerstone, che è praticamente un tube screamer. Ora che hai spiegato come hai fatto il tuo suono mi hai straincuriosito, anche perché una soluzione che hai adottato tu l'ho fatta molto simile anch'io per il mio suono, quindi ora io sono super curioso e voglio sentire. Vai. Ok, il suono pulito così è veramente stupendo, è giustissimo perché è pulito, bello rotondo, non è troppo sporco, anche se un po' di sporcizia magari c'è. Il profilo del camper che hai usato è perfetto. Adesso io però ti fermo perché so che adesso inizia l'assolo e me lo voglio godere fino all'ultima nota. Questo suono è stupendo. Soprattutto l'attacco dell'assolo è davvero simile a quello originale, anche se hai usato un Ibanez AZ, che in questo caso comunque è perfetta proprio per i motivi che hai spiegato tu. Il single coil al manico fa il suo lavoro alla grande. Ora passiamo al prossimo, che è Giulio, che non mi ha mandato un video di spiegazione ma mi ha scritto questo. Il suono è stato costruito con Amplitube 5, ampli British S100, quindi stile plexi, suono cristallino nonostante il gain alto, poco riverbero e cassa 4x12. Per azzittire il brontolio della mia strato ho inserito un noise gate ed infine un pochino di compressione. Ok, sono pronto a sentire il tuo anche se hai usato una strato. Spettacolare, veramente spettacolare. Anche se è una strato, possiamo dire che il suono è veramente bello. Tra l'altro la configurazione di pickup che hai utilizzato è veramente super azzeccata, perché hai usato praticamente pickup centrale insieme a quello al manico e il risultato sentiamolo tutti insieme. Tra l'altro, da quello che vedo nel video, Giulio non è proprio un ragazzino. Negli anni ti sei mantenuto sul pezzo, perché comunque Mayer, essendo un chitarrista che suona ok blues, ed è una musica che c'è da un sacco di anni, ma è comunque un chitarrista molto moderno. Sei riuscito a studiarlo e replicare il suono così fedelmente. Tanta roba. Mm.
non solo nel suono comunque, perché anche il modo di suonare è quello giusto. Ora terzo partecipante, che è Andrea, che mi dice: Strato, Supro 64 Reverb e Tube Screamer. Poi mi dice un'altra cosa, ma fra poco capirete. Ok, sentiamo. Ok, anche lui con la Strato, con la configurazione dei pickup centrale più manico. E il suono che esce alla fine con un drive leggero è molto simile a quello originale. Migliaia di bambini. Vedete cosa succede a suonare le Strato? Anche YouTube è dalla mia parte. Voi che suonate le Strato, YouTube vi interrompe. E fa bene, fa benissimo. Poi lui, tipo, super stufo della vita praticamente. Ora passiamo al prossimo, che è Carmine. E anche lui non ha fatto un video in cui mi spiega come ha fatto il suono, ma mi ha scritto una bella lettera. Ho utilizzato la Manne Raven con il pickup al manico più il centrale, scelta comune a tutti quelli che hanno fatto il video per questo Diamoci un tono. Una testata Stinger 100 watt e come pedale Overdrive Harley Benton condito con il Boss Delay ed un pizzico di Boss Chorus. Poi ho pulito il suono utilizzando il trucco di Hendrix, cioè abbassando il potenziometro del volume quasi al 50%. Sicuramente questa cosa del volume è super sensata per dei suoni in stile John Mayer, quindi sentiamo come è fatto il suo suono. Ok, la combinazione di pickup che hai scelto è veramente super azzeccata. Anche la scelta del potenziometro del volume al 50% è coerente con il suono che c'era da fare, perché praticamente il suono così si svuota. E poi un'altra cosa da notare è che non hai suonato praticamente la melodia giusta della canzone, ma l'hai improvvisata. Valore aggiunto, tanta roba! Bello come nella tua improvvisazione hai cercato di richiamare comunque il tema della canzone, per poi cadere nel punto in cui c'è l'armonizzazione all'interno del brano originale, praticamente eseguito come l'originale. Questo è sicuramente il modo giusto per integrare pezzi famosi nelle proprie improvvisazioni. I prossimi due partecipanti sono Luca e Jacopo. Iniziamo da Luca, che ci spiega come ha fatto il suono di John Mayer. Ciao Ale, ciao ragazzi, ho usato la mia Stratocaster American Standard del 91, posizione manico centro per l'intro e poi al manico per il resto. Ho un compressore sempre acceso e per l'assolo questo overdrive, che è uno stile tube screamer un po' modificato. Qui ho usato un piccolo trucco, perché prima dell'amplificatore ho acceso un altro compressore, comunque con un settaggio molto pacato, che va a simulare appunto la compressione naturale degli amplificatori che usa John, che ne hanno parecchia. Amplificatore pulito, una cassa 4x12, uno slapback delay, si sente a malapena, ma comunque John lo usa live, ce l'ha sempre acceso, e poi un riverbero. Si vede che lui è appassionato, perché conosce davvero tanti aspetti, soprattutto del suono live di John, cosa che magari a tanti altri potrebbe sfuggire. Poi anche questo trucchetto del compressore, che è stato aggiunto prima dell'amplificatore per simulare un po' la compressione naturale degli amplificatori di John Mayer, è tanta roba, e quindi super super curioso, voglio sentirlo, vai! Aspetta, tu sei John Mayer in realtà, non ce lo dici, ma sei John Mayer, sei ugualissimo. Quindi ditemi qui sotto nei commenti se preferite il suono di John Mayer oppure quello di John Mayer. Anche questo pezzo con l'armonizzazione è suonato troppo bene, il suono è troppo giusto. Io vorrei esagerare ancora di più tutto quello che sto dicendo sul suo suono, ma non lo faccio apposta perché sta usando una Strato e non sarebbe giusto.
davvero tanta roba, sia il suono della ritmica, sia il cambio di suono per l'assolo, è azzeccatissimo, poi anche il cambio di pickup che hai fatto, cosa ti dobbiamo dire? Comprati una Les Paul però. Ora abbiamo Jacopo che è stato il primo a inviarmi i file per il Diamoci un Tono di questo mese, praticamente me lo ha inviato appena è uscito il video del Diamoci un Tono di Santana, se non l'hai visto te lo lascio qui sopra così dopo più tardi lo recuperi. Lui mi dice che il suo suono lo ha fatto con Fender, Telecaster, American Professional, con anche un cuoricino da parte, te la faccio passare solo perché non è una Strato, e poi una Edrush Gigboard con simulazione di testata Orange, quindi particolare per il suono di Meyer perché di solito si tende ad utilizzare suoni stile Fender, Dumble o comunque quel mondo lì, con un IR Vintage 30 di sua proprietà. La sua catena del suono invece è composta da un pizzico di boost pre-testata, un pizzico di chorus tra la testata e la cassa, un po' di delay cortissimo per simulare una stanza e per finire un po' di qualcosa che non vedo perché c'ho il microfono davanti. E per finire un po' di riverbero. Ora sentiamolo perché sono super curioso di capire come esce Meyer suonato con una simulazione di Orange. Spettacolare perché il suono è comunque molto simile. Il suono è pulito e si sente, ma non è proprio cristallino. Si sente che quando picchi un po' più forte con la plettrata, quella leggera sporcizia un po' così c'è. Tra l'altro io ho notato anche un bel gatto su quella sedia e contemporaneamente è comparsa lei. Salutagli il tuo gatto, quello sulla sedia. Ora tocca a me e per protesta farò il suono di Meyer con tutte le chitarre tranne la Strato. Userò tutte chitarre che arrivano da Musical Store 2005. Se potete fatevi un giro sul loro sito che vi lascio qui sotto in descrizione perché è pieno di robe stupende, però Mira non c'è. Nello specifico utilizzerò la LTD EC256, la PRS SE Custom 24, la Squire Telecaster Classic Vibe anni 50, però vi risparmio la mia 7 corde con i pickup attivi perché oggi mi sento gentile. Per il suono di Meyer io ho 3 versioni. Una è clean, una è leggermente sporco e uno è un lead super cremoso, però tu stai qui. Partiamo dal clean, qui è tutto super semplice. Simulazione Fender Deluxe regolata abbastanza flat, cioè l'EQ è un pelo a favore delle alte, ma non in modo così esagerato. Il gain è circa al 40%, ma il suono con i single coil resta comunque pulito. A fine catena un super riverbero spring che dà l'ambiente giusto. Il secondo suono è di base quello di prima, ma con l'aggiunta di un Clone Centaur simulato, in questo caso su HX Stomp. Il gain è al 60%, il tono abbastanza chiuso e tanto tanto level. E il suono così è perfetto per sussurrare qualche nota. Il terzo suono, ovvero il lead, come potete intuire è quello di prima, ma con l'aggiunta di un TS-808 tra il clone e l'ampli. Lui è regolato infatti con il gain poco sopra la metà, il tono abbastanza aperto e tanto level. Poi, visto che è un suono lead, ho aggiunto anche un bel delay prima del riverbero spring, in questo caso è un tape delay regolato con il feedback circa al 40% e il mix super basso, intorno al 15%, quindi non è troppo presente, lo è abbastanza da farsi percepire e non dare fastidio. Yeah.
Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato e fatemi sapere tutti qui sotto nei commenti qual è stato il vostro partecipante preferito. Tra pochissimissimo vi svelo quale sarà l'artista del Diamoci un tonno del mese di dicembre, che tra l'altro sarà a tema natalizio e quindi per favore vi voglio tutti con il cappello di Babbo Natale. Ma prima vi spiego come potete fare per partecipare ai prossimi episodi. Intanto dovete lasciare like a questo video subito, poi iscrivervi al canale con la campanella e soprattutto andare a vedere i miei videocorsi nuovi, ve li lascio tutti qui sotto in descrizione. Ok, non è un requisito, però se lo fate io vi voglio bene. Per partecipare dovete inviare due brevi video alla mail che trovate qui e anche qui sotto in descrizione, quindi non venite a chiedermi qual è la mail da usare per inviare i file. In un video dovete suonare e quindi farmi sentire il vostro suono, e in un altro spiegarmi come lo avete ottenuto e che attrezzatura avete utilizzato. In alternativa, se proprio non volete fare il video in cui spiegate, me lo scrivete nel testo della mail. Per inviare i vostri video avete tempo fino a domenica 19 dicembre e l'artista del prossimo Diamoci un tono sono io. Adesso vi voglio tutti che suonate Steel Gut The Blues. Allora, a parte gli scherzi, il prossimo artista per il Diamoci un tono sarà lo zio Brian May, come tanti hanno già intuito vedendo il video dell'Harley Benton di qualche settimana fa. Alt non ti serve per forza la Red Special, anzi, fatemi vedere come fareste ad avvicinarvi al suo suono senza la sua chitarra. Però se ce l'avete, beati voi, non diludetemi.